un punto per scrivere la storia e disegnare quello che oggi sarebbe un sogno, ma che può diventare realtà. Dall'antistadio Flacco di Pescara oggi c'è una partita importantissima, perché la cantera adriatica Pescara, pareggiando vincendo contro il Bellante Calcio Femminile, andrebbe diretto in Serie C nazionale. Il saluto vi giunge da Simone Sebastiani e Claudio Prati. Gravissimo di Antonelli, ne può approfittare la cantera, ancora con Fusco, che prova a girarsi, tenta la conclusione, un po' larga, Antonelli si distende, fa sua la sfera. È una calciatrice molto brava tecnicamente e non per questo c'è il numero 10. Assolutamente, qui ci prova proprio Masciulli con un tentativo al volo di sinistro. Donati che si mette in proprio, tenta il destro! Un palo pazzesco, ma la palla resta lì, ancora per Calvano, traversa! E in proprio la numero 7, cross al centro, il pallone resta lì, la traversa di Angelini, e anche un legno quindi per il Bellante. Vedremo chi si incaricherà della battuta. Il tiro in porta, è pericoloso Antonelli, con i pugni va in corner. La ripresa del match, che ha inizio adesso. Si mette in proprio Masciulli, va sul destro, se l'ha allungata forse un po' troppo. Ancora Masciulli, tenta la conclusione! E questo è un bel gol di Masciulli, perché se l'è costruita da sola e l'ha messa in buca d'angolo. Sì, l'avevamo detto, è la calciatrice numero 10, la più talentuosa della cantera adriatica. Ha fatto un bellissimo gol. La recupera la cantera con Masciulli, che è d'esterno. Il pallone, attenzione, per Fusco! Poni può involarsi pericolosamente verso la porta, lo fa, se la porta sul destro, rientra sul mancino, va ancora Bianconi che viene però stoppata. Giocata interessante, può aiutare la squadra. E qui Tonto Donati fa sulla sfera, va col sinistro Antonelli, blocca il pallone, parte Fusco, va col destro, pallone deviato, c'era l'illusione ottica del gol di Benedetto con la testa ed è finita. La cantera vince per 1-0 e festeggia un risultato storico, un traguardo importantissimo, perché vince il campionato di eccellenza regionale e sale di categoria nella Serie C nazionale. Vediamo la festa qui con i ragazzi anche delle giovanili che entrano in campo. Una vittoria meritata per quanto visto oggi nei 90 minuti, un campionato spettacolare. Finora sono state imbattute le grigio azzurre con 13 vittorie e 2 pareggi, insomma una festa meritata, Claudio. Sì, sicuramente, quando una squadra vince 13 partite su 15 è ovvio che vince il campionato. Guarda, abbiamo cominciato, l'avevo già detto in precedenza anche negli studi vostri, abbiamo cominciato ad agosto per scherzo, ma è stato un cammino trionfale, credo. Però adesso sono troppo emozionato, perdonatemi, non ce la posso fare, veramente, credetemi. Esatto, la voce l'avevo già persa prima della partita, perché vincere un campionato, avere la possibilità di farlo, è un'occasione che non capita sempre nel corso di una vita calcistica, di una carriera. E ho sollecitato le ragazze, erano tutte molto emozionate. E non abbiamo giocato benissimo, ma abbiamo giocato per vincere e ci siamo riuscite, quindi va benissimo così. Io penso che siamo una squadra nata nel luglio, ci siamo trovate, siamo cresciute, abbiamo fatto un percorso con 13 vittorie e 2 pareggi, quindi cosa posso chiedere di più a loro? Hanno un grande cuore. A mio figlio che sta là, Andrea, e a tutte le persone che credono nei valori del calcio, perché queste ragazze sono ragazze che non hanno sponsor, non hanno solo un grande cuore, veramente l'hanno messo nel campo. E dovrebbe essere così lo sport. Certo, è un sogno per noi essere arrivate fino a qui, aver raggiunto questo obiettivo. E la stanchezza in campo c'era la pressione, c'era l'ansia di sbagliare questa partita che era fondamentale. E l'importante è che abbiamo portato a casa questi 3 punti che valgono un campionato, e adesso siamo già con la testa alla Serie C. E fantastico, davvero. Parliamo di questo gruppo nato per scherzo, però ha iniziato a segnare in grande e ora forse il bello arriva adesso. Certo, pensare ad agosto che saremmo arrivate fino a qui è assurdo, è davvero incredibile. E arriviamo qui, siamo arrivate a questo obiettivo grazie alla passione, alla dedizione, la voglia di non mollare mai, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, non abbiamo mollato mai e questo è quello che ci meritiamo, è così. Sì, sicuramente è nato tutto così, come un gioco forse,
non ci aspettavamo di arrivare a questo punto, di fare tutte queste vittorie. Sicuramente siamo una bella squadra e siamo arrivati in alto e siamo sicuramente molto felici. Siete arrivati in alto, però ora tocca volare. Ora tocca volare, ma penso che l'importante a volte sia crederci, come quest'anno. Noi ci abbiamo creduto e siamo arrivati dove siamo arrivati. Parliamo di questo gruppo, tutte indispensabili, sia quelle in campo che in panchina, sugli spalti, insomma, raccontiamo il gruppo. Sì, assolutamente tutto indispensabili, dalle titolari, da chi in panchina, da chi ci sostiene sugli spalti. Penso che questo sia proprio il bello della cantera, cioè siamo una famiglia. L'anno prossimo si inizia a pensare in grande. L'anno prossimo si inizia a pensare in grande, ora pensiamo alla festa e poi l'anno prossimo ci pensiamo.